Mi sembra che il Cineforum dello Zia Lidia Social Club quest'anno inaugura con un film importante, che è anche indicativo evidentemente di una linea culturale che questo Cineforum importante per Avellino ha scelto da anni. Ha avuto un successo che evidentemente si spiega con un passaparola, perché una storia all'inizio può sembrare anche molto semplice come espediente e poi diventa invece un'ennesima riflessione, un ennesimo invito, diciamo, almeno a comprendere le ragioni di un conflitto senza fine. Il cinema, fortunatamente, è ancora un mezzo molto potente che può appunto problematizzare, può invitare a riflettere su un argomento di attualità, di cronaca politica, diciamo storica che viviamo quotidianamente. Anche le altre forme d'arte, ovviamente la letteratura, il teatro, servono, dovrebbero servire anche appunto a aprire dei dubbi, a sollevare delle questioni, a prospettare delle soluzioni. Il regista Dohri è un regista libanese che ha studiato in America cinema, tra l'altro ha lavorato anche con Tarantino, e che è tornato in Libano proprio per girare questo quarto film. C'è una nota curiosa che nonostante il regista abbia messo le mani avanti, nel senso che nei titoli di testa puntualizza che le opinioni, il suo sguardo sull'argomento è un'opinione personale e che non riguarda invece quella che può essere una posizione del governo libanese, delle istituzioni, ma questo evidentemente non gli è servito ad evitare l'arresto quando è tornato in Libano dopo che il film aveva avuto successo a Venezia, la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile, al protagonista Kamel El Bashar, che è poi l'attore che interpreta Yasser, cioè il palestinese. Una volta tanto, l'argomento di questa guerra appunto senza fine, quindi tutti gli aspetti storico-politici, eccetera, non è stata affrontata con un'ottica in genere un po' manichea, cioè degli uni contro gli altri, focalizzando in genere come si fa in un cinema anche dignitoso, insomma, accettabile, che viene da queste aree, soltanto sul gli scontri a fuoco, il sangue, le vendette, le stragi, ma c'è un invito, oltretutto dichiarato anche attraverso le generazioni più giovani, a comprendere, riflettere sia le ragioni sia i torti degli uni e degli altri. Quindi, a ipotizzare una possibile conciliazione, una possibile pacificazione. Perché quello che dicono a un certo punto anche le giovani figlie di alcuni veterani che sono invece più legati a un passato, di cercare di capire ognuno le ragioni degli altri e senza dimenticare il passato, a guardarlo invece in una prospettiva di crescita, in una prospettiva appunto di pacificazione e a mettere un
punto fermo al conflitto. Ora, ovviamente, questo tipo di approccio più problematico all'argomento ha portato anche a leggere da parte di alcuni il finale come un finale un po' consolatorio, altri invece a leggerlo a quella che è appunto la chiave più problematica, più riflessiva, cioè di non limitarsi soltanto a registrare un perenne odio che oppone in questo caso libanesi e palestinesi, ma ovviamente il conflitto si estende a tutta l'area del Medio Oriente, ma a pensare che si può trovare una via d'uscita.